Proseguono in città le celebrazioni commemorative per il 70° anniversario delle quattro giornate di Napoli. Questa mattina all'ingresso di Porta Piccola è stata scoperta la nuova lapide dedicata ai caduti del Bosco di Capodimonte, uomini che hanno fatto la storia, protagonisti della battaglia di Napoli per la liberazione dal dominio nazifascista e dei quali in alcuni casi non se ne conosceva neppure l'identità. Due delle vittime non erano state identificate, ci mancava completamente nome e cognome e dunque l'identificazione reale delle persone. A seguito di questa ricerca, di cui poi l'Aeronautica Militare ha patrocinato la pubblicazione dei risultati in un apposito libro che si chiama Prima dell'Oblio, sono i quattro ricercatori riusciti a dare nome, cognome e volto, perché abbiamo visto le fotografie dei quattro, agli altri due che non erano stati identificati e che sono Angelo Ciorciari, nativo originario di Sanza, e Gaetano Rescigno, nativo di Castel San Giorgio, dunque siamo in Campania ovviamente per tutti e due, ma non di nascita napoletana, ma in servizio, il primo, il Ciorciari, in servizio a Napoli come aviere autista. La cerimonia, alla quale ha preso parte anche il sindaco Luigi De Magistris e la presidente della terza municipalità Giuliana Di Sarno, è proseguita lungo il viale del Bosco di Capodimonte con la deposizione delle corone di fiori sul cippo funebre restaurato che ricorda il luogo della fucilazione. Per noi non è una mera retorica del ricordo, ma è quello di far vivere le radici profonde della nostra città. La nostra città ha radici nella resistenza forte di quelle quattro giornate, in quella ribellione di popolo, nella dignità dei napoletani, quella dignità che è scritta in Costituzione, e con quella dignità noi vogliamo andare avanti senza chiedere elemosine a nessuno, con la nostra forza, la forza di questi coraggiosi componenti dell'aeronautica che 70 anni fa difesero la nostra città. Alla giornata della memoria per le vittime di Capodimonte erano presenti anche tanti testimoni, oltre a familiari e parenti, ai quali è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento.